Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Da tutti i paesi del mondo vengono a Roma, si danno l'appuntamento a Ponte Milvio. Amici di RDA Radio 1, amici sportivi, popolo giallorosso, ben trovato al nostro commento subito dopo le partite giocate dalla Roma. Eccoci qui a un passo dalla finale, dopo aver disputato una partita alle solite della Roma, quindi per analizzare e leggere la partita come siamo soliti fare noi, dobbiamo riprendere quello che è stato il gioco della Roma nelle ultime 12 o 15 partite. C'è sempre stata la solita imprecisione all'ultimo passaggio, quello che manca, quella determinazione sotto porta, e questo problema di non chiudere le partite una volta che si passa in vantaggio. Quindi io mi ripeto, ma poi guardando le partite e leggendo, i problemi sono sempre quelli. Il grande allenatore ce la sta mettendo tutta, per fortuna c'è questa arma vincente che abbiamo di questo giovane Zaleski, che ha praticamente realizzato un gol fotocopia, non con Zaniolo, questa volta con Pellegrini. Vale a dire che quello è uno schema collaudato, c'è questa incursione di una mezzala, la fuga sulla sinistra del laterale, palla in avanti sotto porta, e quindi è uno schema studiato che ha funzionato già due volte consecutivamente. Certo, questa imprecisione dei giallorossi determina poi che non si riesce ad avere quel quid per avere una squadra vincente, però nulla è perso, perché anche il Leicester sotto porta si è mangiato un sacco di gol, quindi gol mangiati, gol subito da parte della Roma. E chiaramente se la Roma poi non riesce a chiudere la partita, la squadra avversaria che gioca in casa con il pubblico a favore, con lo stesso obiettivo dei giallorossi, è chiaro che premendo ha creato una marea di occasioni. Solito problema, come io ho sempre detto nelle puntate passate, che si consente sempre agli avversari di tirare da fuori area. Sono stati diversi i tiri dei giocatori del Leicester che hanno messo in difficoltà il nostro numero uno. Bisogna intervenire su queste imprecisioni e poi cercare di avere quella fortuna di buttare questa palla in rete. Nulla è perduto per la partita di ritorno, già l'Olimpico è esaurito, ci vorrà veramente una grande dose di fortuna anche in zona Cesarini. La partita potrebbe finire anche ai rigori. Io ho questo presentimento che le squadre si equivalgono sia per il tipo di gioco, sia per la determinazione e la voglia di andare in finale, che praticamente se la giocheranno fino al 120esimo, io credo, perché poi la partita è fatta ovviamente di episodi, come dico sempre. C'è stato l'episodio favorevole che ha messo la Roma in vantaggio e lì bisognava chiudere la partita. Io credo che nella partita di ritorno sarà avvantaggiato chi segna per primo. È una partita alla derby Roma-Lazio, chi segna primo vince, e io credo che con il pubblico giallorosso e forse con un po' di fortuna e pregando che magari anche all'ultimo rigore a oltranza si riesca a conquistare la finale di Tirana. Non so che dirvi come previsioni, perché ho visto le squadre un po' alla pari, che giocano aperte, giocano per vincere. Quello che determinerà il passaggio del turno alla finale saranno gli episodi favorevoli o per l'uno o per l'altra squadra, per cui non possiamo a questo punto che affidarci alla dea bendata, ma io spero e sono sicuro nella sapienza del nostro grande trascinatore, grande tecnico, che qualcosa si inventerà. Con questo augurio positivo vi auguro buona giornata, ma come sempre forza magica Roma.